Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo insieme come fare questo pane, una pagnotta con farina di tipo 0, quindi un pane bianco, e farina di tipo 2. Se volete seguitemi così vediamo tutti i passaggi per farlo. Allora, questi sono gli ingredienti che ho preparato per fare questa pagnotta di pane. Le due farine, eccole qua, farina di tipo 0 e di tipo 2, l'acqua, l'olio, il sale e questo è la mia pasta madre, scusate, in questo caso pasta madre solida che ho rinfrescato più di 4 ore fa. Miscelo le due farine, le metto dentro quest'altro recipiente che è più capiente. Le miscelo così con il cucchiaio e poi vado subito a versarci l'acqua, non tutta, ne metto una buona parte e giro subito con il cucchiaio in questo modo. Poi ne metterò altra perché andrò a fare un'autolisi. Ecco, metto ancora acqua. Giro un altro pochino, scusatemi. Ok. E ci verso altra acqua. Ecco qua. Quindi farò un impasto abbastanza idratato. Quasi dell'80%. Adesso con l'acqua mi regolo perché poi, come sapete, dipende molto dalle farine. Queste sono due farine, la farina di tipo 2 ha 13 grammi di proteine e la 0 ne ha 12. Quindi non mettiamo farine più deboli perché ci sono delle farine tipo 0 che hanno 10, 11, almeno 12. E 13. Ok, adesso lascio l'impasto in autolisi per un'ora, quindi copro e lascio a temperatura ambiente un'ora. Passato il tempo, metto ancora acqua e giro sempre così con il cucchiaio. Se riuscite con il cucchiaio, io adesso ho il braccio un pochino che mi fa un po' male, quindi credo che continuerò poi con la mano a girare. Adesso vediamo. Metto a questo punto il lievito a pezzettini, così, 120 grammi. Ho tolto la parte iniziale anche perché era un pochino di più. Continuo ad aggiungere acqua e vedete con il pugno impasto. Se riuscite con il cucchiaio va bene, se no continuate come me con il pugno. Metto ancora acqua, vedete, piano piano poi la metterò tutta. Ok, io qui adesso ho fatto qualche taglio naturalmente, altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Quindi dopo aver impastato un pochino ci metto anche il sale. Aggiungo ancora acqua. Adesso vedete, l'impasto è molto morbido, volendo si può fare benissimo con il cucchiaio, eh? Io però proseguo così con la mano, con il pugno, impastando. Ok. Io sto usando una farina del mulino di Teggiano, che mi ha regalato un nipote, quindi in provincia di Salerno. E poi ho messo la tipo 2 che è del mulino Cipolla di Terracina. Quindi ho unito due zone, due tipi di farina di due zone diverse. Continuo, vedete, ad impastare, faccio assorbire bene l'acqua.
Ho messo, come avete visto, il sale e poi l'acqua. L'olio lo metterò dopo. Metto un altro pochino di acqua e continuo, impasto, faccio assorbire bene l'acqua piano piano. Faccio riposare poco, all'incirca 10 minuti. Copro, sempre a temperatura ambiente, e poi metto l'olio. Mettiamo un altro goccino, quella che rimane di acqua perché io vi ho dato poi la dose giusta, perché ne avevo messa un pochino di più, poi mi sono regolata e quindi trovate la dose giusta di acqua, almeno per le farine che ho usato io. Quindi a questo punto metto l'olio. Lo metto anche sotto così lo faccio assorbire piano piano, sempre impastando. Ho accelerato un pochino la velocità perché altrimenti il video, però è importante, verrebbe troppo lungo, però è importante vedere bene tutti i passaggi di questo pane. Adesso lo lascio 30 minuti fuori a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo per 2 ore. Eccolo qua, passato il tempo, vedete si sta formando la maglia glutinica, sta diventando più elastico, però ci facciamo delle pieghe in questo modo, così in ciotola, lo alzo, lo piego, ecco qua. E questo lo ripeto 2 volte, quindi lo metto in frigo di nuovo, lo lascio un'ora, naturalmente sempre coperto in frigo, con un coperchio. Poi lo tiro fuori e faccio ancora delle pieghe. Questo gli dà forza, vedete, fa sviluppare bene la maglia glutinica. E di nuovo in frigo. Dopo un'ora, adesso i passaggi sono molti, però praticamente abbiamo fatto 2 pieghe sempre con l'intervallo di un'ora in ciotola e adesso facciamo altri 2 passaggi di pieghe slap and fold. Sbattendo sul piano di lavoro. Basta seguire anche le didascalie che ho messo, c'è la spiegazione, insomma, sono in tutto, sono 4 pieghe, praticamente sono 4 ore, abbiamo tolto le 4 ore alle ore finali perché dovrebbe stare almeno 10 ore in frigo questo impasto. Bene, quindi finite le pieghe slap and fold. Rimetto l'impasto in frigo e lo lascio altre 6-7 ore, poi valutate ad occhio la lievitazione. Eccolo qua. Ho ripreso l'impasto dal frigo e l'ho tenuto per mezz'ora a temperatura ambiente prima di formare la pagnotta. Pagnotta o filone, io farò un filone un po' cicciotto. Quindi la possiamo chiamare benissimo pagnotta. E non faccio altre pieghe perché avete visto ne abbiamo fatte tante, però ecco, lo chiudo così, porto i lembi al centro e poi lo ripiego semplicemente così, senza toccarlo molto perché è lievitato benissimo. E adesso lo faremo lievitare ancora altre 3 o 4 ore se necessario. Lo metto in un cestino. Con i bordi un po' alti, così mi verrà un po' più cicciotto a mo' di pagnotta. Ecco qua, ci metto ancora semola, lo copro e adesso basta con il frigo, naturalmente lo tengo al caldo, credo 3 ore, massimo 4, con 3 ore dovrebbe stare già bene, ben lievitato. Scusatemi la voce. Ok. Lo copro ancora. Mi controllo la crescita, la lievitazione, vedete? Direi che è pronto. Nel frattempo ho acceso il forno, l'ho portato a temperatura 250 gradi con 2 spruzzi di vapore iniziali e vado subito a girare il mio pane sul
sulla carta forno e sulla pala, che poi farò scivolare direttamente sulla teglia calda, o voi se volete sulla pietra. Adesso il taglio devo andare proprio veloce, al limite lo inforno e poi dopo 5 minuti lo ritaglio perché è morbidissimo, come vedete è molto idratato, quindi devo andare subito ad infornare, altrimenti mi si allarga troppo, mi si spataccia, diciamo così. Una volta dentro, dopo 5 minuti, 5-6 minuti, apro un attimo e taglio, completo il taglio, eccolo qua. Vedete, dopo 20 minuti si sta già alzando. Vi metto i tempi di cottura in descrizione. Ed eccolo cotto dopo 50 minuti. Come vedete si è alzato subito, anche se sembrava fosse un pochino adagiato, perché questo perché era molto idratato, molto morbido, invece ha ripreso subito. La cottura, sentite come scrocchia qui, l'ho appena tirato fuori, si sente, a parte la ventola, si sentiva anche la ventola del forno, però si sentiva il canto del pane. Dopo un'oretta lo taglio, un'oretta anche di più, vediamo. Beh, io direi che è bello, no? Guardate, molto bello, una bella fetta alta, vedete, bello bucoso. Adesso lo ritaglio un attimino, vi faccio vedere anche la fetta di traverso. A me piace, quando è grande così, piace ritagliarlo a metà e tagliarlo con la fetta più piccolina. Eccolo qua. Sentite come scrocchia. E com'è bello dentro, direi che è venuto benissimo, molto bello. Bene, amici, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, naturalmente, a commentare, a condividere il video e a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti e ci vediamo presto per un altro video. Ciao!